Rieccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di prevenzione dei rischi e dei reati in azienda e lo facciamo con il nostro ospite che vi presento e che è l'avvocato Ugo Ettore Di Stefano, General Counsel, Gruppo Mondadori. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi, per la sua testimonianza. Le chiedo subito. Come è strutturato il sistema di tutela aziendale dal rischio frodi interne all'interno appunto del vostro gruppo? Allora, precisiamo che è un gruppo molto articolato, il gruppo Mondadori è un gruppo che ha capogruppo una società quotata, quindi l'attenzione ai rischi in generale e quindi anche al rischio di frodi è sicuramente un punto che deve essere tenuto in estrema attenzione. Tra l'altro col tema frodi si possono intendere tanti tanti fenomeni, l'appropriazione indebita, la corruzione, le frodi di bilancio, il semplice conflitto di interesse. Questo cosa significa? Che dato le tante declinazioni del rischio frodi, evidentemente il sistema è un sistema molto complesso, un sistema che prevede sicuramente un amministratore incaricato del sistema di controllo interno di gestione di rischi, che è nella figura dell'amministratore delegato di gruppo, il dottor Ernesto Mauri, che porta al consiglio di amministrazione, quindi c'è il massimo vertice che ha la responsabilità e la supervisione di tutto il sistema di gestione, ma poi una serie di ruoli molto complessi. Per esempio, per quello che riguarda i documenti contabili, abbiamo un dirigente preposto ai documenti contabili, per quello che riguarda la relazione. Esiste la società di revisione, evidentemente, come ogni altra società quotata, l'organismo di vigilanza e controllo, che ha un ruolo estremamente importante, è un organismo collegiale, ogni società ha un proprio ODV, organismo di vigilanza e controllo, ogni società del gruppo. E poi esiste l'organismo di vigilanza e controllo della quotata. In alcune società Mondadori che hanno magari dei business un pochettino più delicati in quanto a rapporti con la pubblica amministrazione, pensiamo all'ECTA che si occupa con concessioni pubbliche o a Mondadori Retail, è collegiale, in altri casi è monocratico. Esistono le funzioni interne importantissime, ovviamente la funzione della direzione legale che io presiedo, ma soprattutto le funzioni di internal audit, del risk management. Il controllo interno, la direzione del controllo interno è una funzione preposta poi a far funzionare tutta questa macchina ed è fondamentale per quello che mi riguarda che il General Counsel lavori nel migliore dei modi con questa funzione e in Mondadori devo dire che questa cosa funziona egregiamente. E poi vi sono i sistemi di controllo anche dei comitati endoconsiliari, quindi quei comitati costituiti all'interno del Consiglio di amministrazione, in particolare proprio il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Operazioni Parti Correlate, dicevo prima, per scongiurare temi di conflitto di interessi e poi ovviamente del controllo del collegio sindacale. Quindi vi è tutta una struttura di ruoli. Oltre alla struttura di ruoli vi è una struttura di documenti, documenti che hanno il loro valore, delle policy, quindi sono policy emesse che valgono per tutto il gruppo, c'è un comitato procedure che si fa carico di elaborare queste policy, quindi ne fanno parte, come dicevo prima, il direttore del controllo interno, il sottoscritto. E sulla base dell'esperienza, della sensibilità e della conoscenza dell'azienda si emettono le politiche e le policy, per esempio in materia di anticorruzione, di whistleblowing, nella policy che si regola gli acquisti, le consulenze, gli omaggi, le donazioni, cioè tutte quelle fattispecie che possono essere più soggette a timori di frodi interne. Però diciamo che anche un sistema così articolato, così complesso, così ricco, non può nulla se in azienda non vige una cultura fondamentale che è una cultura dell'onestà. Ecco, questo è quello Assolutamente. che i ruoli devono cercare di fare, tenendo presente che poi che le frodi sono tanto più rischiose in termini di impatto reputazionale, in termini di rischio economico, di sanzioni e di probabilità, quanto più chi le commette ha ruoli apicali, mentre i ruoli più operativi evidentemente hanno possibilità. E sui ruoli apicali è difficile poi a volte gestire con sistemi di controllo day by day, data anche la giusta autonomia che certi ruoli hanno. E quindi fondamentale, prima di tutto, quello che dicevo prima, costruire una cultura dell'onestà, una cultura che faccia capire quanto ciò fa male all'azienda e al singolo professionista, evidentemente, che deve partecipare o commettere frodi. E quando queste cose dovessero succedere, è fondamentale intervenire immediatamente, con decisione. Talvolta le aziende magari possono essere portate a dire:
teniamo in casa i panni sporchi e non gestiamolo, anche magari perché si tratta di piccola cosa, col timore e rischio reputazionale, ma questo non fa bene alla cultura interna. Invece bisogna intervenire direttamente e fare in modo che certe cose non avvengano più e sia chiaro che l'azienda ha delle posizioni molto, molto forti. Questo è il Certo. punto fondamentale. Un'ultima cosa. Sì. Oltre alla cultura onestà è ovviamente il rischio delle frodi, che sono tendenzialmente poi le operazioni che dei singoli individui portano a proprio vantaggio e non a vantaggio dell'azienda nell'ambito della legalità, oppure a volte nell'ambito dell'azienda ma in legalità, talvolta nascono dall'insoddisfazione delle persone, dalla mancanza di ingaggio con l'azienda stessa. Ecco. La cultura si gestisce anche con un'attenta gestione alle risorse umane, all'ambiente di lavoro in cui vige una legalità, una consapevolezza del corretto operato. Quindi insomma una struttura di ruoli, una struttura di documenti e una cultura. Questa è una cultura insomma di Sono base tre. che poi de deve essere chiaramente sviluppata nel day by day, sono appunto gli ingredienti necessari. E le chiedo, avvocato, anche per contestualizzare, no, questo tema, rispetto all'anno che è passato, ormai che stiamo vivendo, se ci sono stati dei cambiamenti, se ci sono. Se avete riscontrato dei nuovi rischi. Allora, sicuramente quest'anno, come per tutti, quello passato, i momenti ancora in corso sono momenti difficili, che rendono tutto più difficile, Certo. anche il funzionamento, per esempio, dei sistemi che dicevo prima, presidio e di controllo. Uno dei rischi è sicuramente, il mancato coordinamento. È evidente che un sistema così complesso, che un sistema che vive di regole, di organi, di ruoli che devono parlarsi, coordinarsi, scambiare informazioni in maniera anche molto rapida a volte, in maniera anche molto riservata, tutto ciò diventa più difficile in contesti in cui, per esempio, si deve operare a distanza e c'è meno possibilità di un contatto diretto quando i temi sono magari particolarmente rilevanti e delicati. Quindi, diciamo che l'attenzione iniziale è stata questa, cioè di fare in modo che le diverse modalità di attività lavorative, smart working, eccetera, che conosciamo tutti, non andassero a impattare sul coordinamento fondamentale dei ruoli a presidio di questi rischi per delle difficoltà di lavoro e che in generale il coordinamento tra tutte le funzioni, perché poi la cultura del rischio è una cultura, come dicevamo prima, diffusa, che deve essere parte di qualunque lavoratore. Che ci possa essere un coordinamento tra tutte le funzioni, tra tutti i lavoratori, ancorché magari con attività rese a distanza. E questo è un tema importante. Poi il rischio può derivare anche da altri fattori contingenti. Allora, parlando prima di frodi, ma parlando in generale di rischi aziendali, laddove ci sono opportunità, a volte la contropartita è quella dei rischi. Per esempio, in ambito di finanziamenti, ristori, sovvenzioni, partecipazioni, è evidente che sono situazioni che possono comportare anche una cattiva gestione e una gestione pericolosa. Se non c'è una attenta cultura legale di chi gestisce queste cose, accompagna la società e gli operatori a gestirle al meglio. Si rischiano di perdere delle opportunità oppure di commettere delle irregolarità rispetto a una normativa, e questo è un ulteriore problema di rischio, una normativa che è cangiante e che è molto complessa, molto articolata. Abbiamo assistito a DPCM, decreti, ordinanze, di tutto. Stare dietro a tutta questa normativa per far sì che l'azienda non corra rischi e gestisca e sia compliant in tutto ciò che è necessario, è un lavoro estremamente faticoso, richiede uno studio attento, una pronta risposta, perché non si tratta di uno studio evidentemente accademico, ma di dare poi risposte e risultati. In Mondadori è stato costituito un comitato di crisi. Io sono entrato a partecipare a questo comitato di crisi non subitissimo, ma subito dopo, quando è diventato chiaro che il comitato di crisi non doveva occuparsi soltanto della gestione, per esempio, delle modalità di lavoro o della sicurezza sul lavoro, ma di tutto ciò che riguardava anche le tematiche legate all'organizzazione del lavoro. Per esempio, altre tematiche molto delicate nell'operare a distanza,
nell'operare con strumenti informatici che non sono dell'azienda, sono quelle della comunicazione di dati riservati. Immaginiamo tutti i lavoratori che lavorano da casa con il loro PC e non direttamente collegati in rete, tutto questo ha dei rischi in ambito IT e per esempio per quello che riguarda anche un altro mio ruolo in Mondadori, quello di Data Protection Officer di gruppo, quindi DPO, anche la garanzia e supervisione che non ci potessero essere rischi da questo punto di vista, quindi di utilizzo di dati, informazioni anagrafiche in maniera non corretta o che qualcuno si intromettesse in qualche modo con attività di phishing o altre attività illegali, quindi in coordinamento con l'IT e le altre funzioni, bisogna sicuramente stare attenti a questi rischi fondamentali. Quindi un tema di riservatezza, di gestione delle modalità di lavoro, di riadattarsi a un modello diverso di lavoro che tra l'altro, come ormai credo che sia patrimonio culturale e organizzativo di tutti, non è un modello che si abbandonerà, certamente è un modello che non ci riporterà indietro di 2 anni e in qualche modo avrà come conseguenza il ripensare le nostre attività lavorative e quindi, perché no, ripensare anche i modelli organizzativi di gestione anche del presidio di tutti i rischi della legalità d'azienda e di impresa. Sicuramente, avvocato, questa situazione, insomma, può essere anche sfruttata come occasione chiaramente per un rinnovamento dove, insomma, ci saremmo volentieri arrivati anche senza il bisogno di questo stimolo esterno, ma insomma, comunque ci saremmo arrivati. Bene, avvocato, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito, è sempre un piacere partecipare. Buon lavoro. Grazie per il suo contributo e do la parola ora all'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Ecco, quindi, avvocato Padovani, le chiedo cosa significa dal suo punto di vista l'usione fraudolenta e quali sono le ripercussioni per l'azienda? Ora, come è noto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera C del decreto legislativo 231 del 2001, nell'ipotesi in cui il reato presupposto 231 sia commesso nell'interesse o vantaggio dell'azienda da un soggetto che ricopre una funzione o un ruolo apicale, grava sull'ente, quindi non sul pubblico ministero, ma sull'ente incolpato, l'onere probatorio di che cosa? Di provare, tra le altri requisiti indicati dall'articolo che ho appena citato, anche di provare che l'apicale ha potuto commettere il reato eludendo fraudolentemente. Questo concetto di elusione fraudolenta è stato oggetto di una ricca ermeneutica da parte sia delle corti di merito, dei tribunali di merito, quindi, ma anche della Suprema Corte di legittimità. Individuando che cosa? Individuando anzitutto come l'elusione fraudolenta non si risolva affatto in una semplice violazione frontale delle prescrizioni adottate nel modello, ma richiede qualche cosa in più, cioè ha necessario presupposto la diligenza organizzativa aziendale, tale per cui la condotta del soggetto apicale autore del reato abbia comportato una vera e propria rottura del rapporto di immedesimazione organica dell'ente e quindi bisognerà dimostrare l'assenza di un deficit organizzativo e gestionale da parte della società. E che quindi, ancor più in pratica, scendendo proprio in termini pragmatici, che il modello abbia in sostanza rappresentato un vero e proprio ostacolo nella commissione del reato per il soggetto apicale e che quindi quel soggetto, quell'autore del reato, abbia potuto commettere quel reato presupposto come ingannando in qualche modo la società, ingannando, raggirando il modello e quelle specifiche procedure collegate ovviamente alla prevenzione di quel reato specifico oggetto dell'incolpazione. E quindi è ben comprensibile come a partire da questa ermeneutica che mi permetto di ricordare è stata tracciata sul solco di un'importante sentenza della Corte di legittimità, in particolare dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione, la sentenza 4677 del 18 dicembre 2013, da questo solco ermeneutico si è appunto affinata questo concetto sostanziale
sostanziale di elusione fraudolenta, che vede in buona sostanza l'ente essere gravato da un onere probatorio particolarmente pregnante, particolarmente difficile. Ecco, esatto, appunto, restando sul tema appunto dell'onere probatorio, le chiedo in che modo l'azienda si può dotare di un sistema tale appunto da poter fornire la prova dell'elusione fraudolenta. Come dicevo prima, il presupposto della prova positiva dell'elusione fraudolenta non può che implicare, come dire, una forza, una tenuta sostanziale del modello di organizzazione e gestione, cioè un sistema di prevenzione che abbia costretto l'autore del reato ad ingannare la società. Questo è possibile in termini pragmatici oggi, soprattutto grazie all'utilizzo sia dei sistemi IT di controllo e di verifica, ma anche dell'intelligenza artificiale, cioè le prime applicazioni dell'intelligenza artificiale, quindi l'introduzione di algoritmi con determinati machine bias, che ovviamente devono essere, come dire, ostesi, essere trasparenti, essere individuati i criteri con i quali viene costruito un determinato algoritmo, permettono, grazie a questo sistema di intelligenza artificiale, di fare dei controlli particolarmente ficcanti, particolarmente corroborati rispetto ai comuni protocolli di prevenzione. E credo che questo sia sempre di più il futuro di un buon sistema, di una buona tenuta dei sistemi 231 rispetto alla prova dell'elusione fraudolenta. Faccio un esempio, se mi è concesso, in termini di tempo molto pratico. Sì, certo. Parliamo ad esempio del conflitto di interesse. Il conflitto di interesse, che spesso, come dire, rappresenta il terreno fertile, l'humus su cui possono germogliare delle condotte in senso lato corruttiva, ad esempio, spesso viene concepito dalle aziende, dai modelli organizzativi o dai codici etici, come quelle situazioni di conflitto potenziale, astratto, reale, che impongono ai soggetti apicali di comunicarne, come dire, gli estremi e l'esistenza all'azienda. Il punto è che in questo caso l'omessa indicazione dell'esistenza di un conflitto di interessi, ad esempio di un precedente rapporto di lavoro tra l'apicale e un potenziale fornitore che si deve accreditare che sta facendo una gara anche di tipo privato con l'azienda, un rapporto di parentela, se in questi casi l'apicale non alza la mano e comunica ai propri referenti l'esistenza di un conflitto di interesse e semplicemente viola quell'obbligo di comunicazione, beh, è evidente che costruirvi un'elusione fraudolenta è molto complesso. Invece, in questi casi, l'unico, come dire, elemento anche di controllo pregnante che l'azienda potrebbe fare sarebbe quello invece proprio di pretendere dei tag informatici, quindi una immissione nei sistemi informatici di una risposta positiva o negativa all'esistenza di un conflitto e quindi non rimettere, come dire, alla buona etica, alla buona osservanza di questa regola, non rimetterla al dipendente apicale, ma richiedere l'immissione di un dato che dovrà essere necessariamente vero. Nel caso in cui l'apicale abbia, come dire, cliccato, fleggato l'inesistenza di un conflitto di interesse, ecco che allora, nel caso di commissione di un reato presupposto, questo potrebbe essere utilizzato dall'azienda in chiave favorevole per provare positivamente l'inganno, la rottura, diciamo così, del patto tra apicale ed azienda e quindi l'elusione fraudolenta. Spero di essere stata sufficientemente Sì, chiara assolutamente. Quindi, su questo punto. insomma, investire in tecnologie, nuove tecnologie può sicuramente aiutare, può essere decisivo per l'azienda per appunto la prevenzione dei reati e il poter dimostrare, insomma, che quel reato è stato commesso dal soggetto, insomma, apicale, giusto?
Esattamente, e mi permetto solo di aggiungere a chiosa che per quelle aziende che per le loro dimensioni magari piccole, medie, sia, come dire, troppo impegnativo, troppo economicamente oneroso investire in questo tipo di nuove tecnologie, certamente il modo migliore, a mio avviso, per rispondere per tenere a questo onere probatorio dell'illusione fraudolenta è corroborare i duplici, triplici magari controlli e quindi in termini di segregazione di funzione ma anche di controllo, quindi che quella determinata ad esempio disposizione di pagamento, selezione del personale e quant'altro, la gestione delle spese di rappresentanza o degli omaggi, siano sempre verificati da due o tre soggetti distinti tra di loro, in maniera tale che allora veramente chi commette quel reato violando quel tipo di procedura lo possa fare soltanto ingannando la società e quindi addirittura magari predisponendo della documentazione non corretta e quant'altro, ecco. Certo. Bene, avvocato, la ringrazio molto per il suo contributo, per il suo intervento. Ringrazio voi. Grazie all'avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani, e un saluto e alla prossima.